Sala stampa con mister Di Gaetano, un'altra bella vittoria casalinga, un'altra vittoria a Cardiopalma, una splendida partita, probabilmente una delle più belle mai viste qui al Carrano, con due squadre che si sono affrontate a viso aperto, ma partiamo da un dato importante: quanto erano appunto importanti questi 3 punti? Erano molto importanti, erano direi quasi fondamentali per proseguire nel miglior modo possibile il campionato, che secondo me stiamo facendo dei passi in avanti notevoli, partita dopo partita, settimana dopo settimana. È vero, probabilmente magari altre volte abbiamo raccolto meno di quanto in realtà meritassimo, non ultima la partita di Canicattì, dove obiettivamente abbiamo fatto tutto noi, ma non voglio più pensarci a quella. E oggi però la vittoria nasce appunto dalla rabbia che è scaturita dopo la partita di domenica scorsa, però. Siamo stati bravi in settimana a trasformarla in energia comunque positiva e poi ci ha permesso di fare una partita, direi quasi perfetta, no? E oggi non era facile e per il valore degli avversari, e per come si era messa la partita, perché siamo andati sotto 2 volte, siamo stati bravi a riacciuffarla, e poi obiettivamente è stato forse giusto che l'abbiamo vinta, perché secondo me l'abbiamo anche meritato. Gerardo Guariglia. Mister, siete in una posizione metà classifica, decimo posto se non erro. Che obiettivo vi siete posto? La zona playoff è lì, è vicina, ma con un occhio guardate anche ovviamente alla zona playout. Dove può arrivare questa squadra secondo lei? Qual è l'obiettivo in Guardi, questo momento? io manco a farla apposta oggi nel prepartita, nella riunione che abbiamo fatto con i ragazzi, ho detto loro che secondo me gli avversari del Santa Maria siamo noi stessi. E quindi purtroppo o per fortuna siamo una squadra che va su tutti i campi e prova a giocarsela con tutti, prova a vincere le partite anche a costo di perderle a volte. Ed è un po' quello che sta succedendo quest'anno. Quindi intanto l'obiettivo primario resta quello di mantenere la categoria, perché per questa società intanto è una cosa prioritaria, no? E poi per le ambizioni che c'ha comunque il presidente, tutti i dirigenti. Poi può programmare tranquillamente quelle che saranno le prossime stagioni, perché ripeto, è una società ambiziosa, non ti fa mancare nulla, ti mette in condizione di lavorare bene, quindi è giusto che provi a fare uno step successivo, e questo lo sta programmando appunto in questi ultimi anni. Raffaele Marrone. Sì, mister, la squadra ha cambiato diversi moduli, insomma, stagioni in corso, siete partiti con un'idea ben chiara, quella del 3-5-2, poi 3-4-3, poi 4-4-2, adesso un nuovo ritorno al 3-4-3, con rendimenti piuttosto positivi. Quindi quanto è importante secondo lei avere così tanti calciatori che vi consentono di interpretare così tanti ruoli? Il discorso è che appunto perché sono venuti a mancare molti calciatori, siamo stati costretti a cambiare più volte spesso la dislocazione in campo. Oggi riteniamo, assieme allo staff tecnico, di andare in campo in questa maniera, perché cerchiamo comunque di sfruttare al meglio quelle che sono le caratteristiche dei giocatori disponibili. E quindi penso che comunque le risposte le stiano dando i ragazzi, anche perché la cosa bella per uno che fa questo lavoro è vedere che in campo comunque vengano ricercate le giocate che vengono provate in settimana. E quindi è anche bello quando durante la partita le vedi giocare in una certa maniera. Poi la cosa che mi piace di più in questo momento è per questo devo fare i complimenti ad Armando Caponigro, che è il prof. È una squadra che corre veramente tanto, tiene ritmi altissimi, quindi cioè, significa che comunque sia stiamo facendo un buon lavoro, al di là di quelli che saranno i risultati, però oggettivamente la squadra esprime a tratti un bel calcio, sta bene, corre, tiene alta l'intensità, quindi dovremmo crescere un attimino sotto l'aspetto gestionale, così abbiamo detto in precedenza. Oggi mi sembra che siamo stati bravi sotto la gestione della partita, perché, ripeto, contro una squadra forte, che
che gioca anche bene, non era facile trovarsi due volte sotto e poi addirittura ribaltarla. Quindi oggi, così come le altre volte, a volte gli diamo il bastone, e oggi è giusto dare anche la carota ai ragazzi che hanno meritato ampiamente questa vittoria. Grazie mille, mister. Prego.